Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, canale 93 del digitale terrestre, viva la Puglia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, viva l'Italia Channel, visibile in tutta Italia, tutta Europa, paesi arabi, Nord Africa. Siamo nella splendida cornice del B&B Albergo La Manna, sito a Taranto, San Vito, siamo all'aperto perché il nostro è un open space, siamo in primavera, la serata lo permette e quindi l'eleganza, la raffinatezza e l'aspetto caratteristico di questa location rende modestamente ideale la serata. Siamo con la padrona di casa, la dottoressa Irene La Manna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, non dimentichiamolo, nonché appunto titolare della struttura in oggetto. Irene, intanto, l'argomento, quello che ci tocca un po' tutti, perché l'11 giugno si andrà a votare. Che aria, qual è l'atmosfera, come stai vivendo dal tuo osservatorio privilegiato? Allora, intanto benvenuti e possiamo finalmente accogliere le nostre serate di Polifemo di nuovo all'aperto. Quindi possiamo cominciare finalmente a godere di questo bel clima che ci auguriamo diventi anche il clima bello quanto un clima politico. Speriamo. Cosa dire di queste campagne elettorali? Diciamo un po' pazzerelle, sembra di essere ancora a marzo, cioè il tempo di queste campagne elettorali è un po' bizzarro. Ci auguriamo soprattutto di non rivedere gli stessi volti che già ci hanno accompagnato per questi ultimi 10 anni. Ci auguriamo che soprattutto si diano risposte ai cittadini, perché Taranto è una polveriera e Taranto ha delle doti, ha delle qualità, ha delle risorse che è davvero un peccato di Dio vedere così abbandonate, sprecate, schiaffeggiate. Penso alla risorsa mare, stiamo incontro all'estate e tu sei in una ridente località marina e quindi dico, ma con tutto questo ben di Dio dovremmo avere un comandante alla guida della nave. La risorsa mare è una risorsa importante, solo non dal punto di vista del turismo Jesur, ma da un punto di vista globale per la città di Taranto. Noi promuoviamo tantissimo il turismo sportivo, ovviamente con degli esponenti, anche candidati, che da sempre ci sostengono. Proprio perché il mare è la risorsa più importante che può motivare e rimuovere quella che è l'economia del territorio. Bene Irene, intanto noi dobbiamo ringraziarti per l'ospitalità, ma tu ci prendi per la gola perché guardate cosa ci ha riservato degli apericena. Oramai io, frequentando Torino, ho imparato questa espressione. No, sono tarantino, fiero del sud, della mia Taranto, ma juventino. Ognuno ha i propri difetti. E dicevo delle stuzzicherie con degli aperitivi analcolici, dei wafer, insomma, non ci fai mancare niente. Un piccolo cocktail di benvenuto, perché poi siete sempre benvenuti. Sono lì anche quelle bruschette, i lampascioni. Sì, quelli da dove sono... le hai presi? Dall'attuale consiglio comunale? No, quelli li lascio mangiare al commissario. Ecco. Io quelli sono fatti direttamente dalla mia mamma, quindi sono proprio artigianali. Io pensavo che magari in consiglio comunale avessi preso qualcuno, perché poi ci sono consiglieri lampacini parlano. No, però poi prendono 700-800 voti. Ma... E sono sott'olio quelli. Sono sott'olio. Speriamo che vadano proprio così, che come dire... No, io ci ho tenuto a sottolineare che li fa la mia mamma, ma unicamente perché non volevo confonderli e soprattutto insultarli con appunto, quelli che rappresentano il nostro consiglio comunale. Certo, sono le campane della verità, vedi? Quello che annunciano che i lampascioni del consiglio comunale andranno a casa. E noi ce lo auguriamo. E il de profundis politico. Ci auguriamo politico che nessuno li accolga nelle proprie liste elettorali, ma mi sa che qualcuno già questo errore lo sta facendo. Vabbè, poi tanto io dico, se il cittadino è sveglio, se il cittadino è intelligente, speriamo che apra gli occhi. Meglio tardi che mai. E le orecchie. E le orecchie.
E spero non le tasche, perché so che in campagna elettorale circolano, si dice, 50 euro buste della spesa. E non solo. Vabbè, prima o poi mi prenderò una condanna. Io finora qui il barbecue ce l'ho. Poi ecco, possiamo mettere tutta la carne al fuoco. Perfetto, grazie Irene, un abbraccio, fammi dare un bacio. E grazie. Buon proseguimento e grazie a voi. Grazie a te. E allora, cosa chiediamo a colui o colei che ricoprirà la carica di primo cittadino? Che cosa chiediamo noi? Noi soltanto chiediamo che venga ristabilita un po' a Taranto un'amministrazione, ma soprattutto un sindaco che chiaramente faccia il buon padre di famiglia e che sappia gestire questa Taranto in maniera ascoltando un attimino un po' tutti quanti, no? Soprattutto le associazioni di categoria. Lei è stata una delle protagoniste e in positivo della protesta, no? Insieme a Confcommercio, la voce degli artigiani, la voce dei commercianti, dinanzi ad un'amministrazione che grazie a Dio si è sciolta da sola prima che in effetti un commissariamento, un autoscioglimento di fatto, una morte, come dire, una consunzione lenta. Però vedere le vostre professionalità maltrattate, non ascoltate, ecco, questo è, cioè, vedere un'amministrazione che non dà risposte e i commercianti, gli artigiani disperati, vuol dire molto. Beh, vabbè, noi abbiamo iniziato, diciamo, una lotta, tra virgolette parlando, quando abbiamo iniziato a vedere, insomma, che ormai da tanti anni, no, con l'amministrazione Stefano, nulla si faceva, quindi siamo scesi in campo proprio perché esasperati proprio da questa come dire, un'amministrazione proprio che non c'era. Quindi noi vogliamo effettivamente che chi amministrerà questa città sia parte veramente diligente, nel senso che prenda, intanto debba entrare nell'ambito dei vari settori dell'amministrazione. E quindi parliamo dai dirigenti che devono essere scelti, che abbiano competenza e che facciano comunque utile. Utile significa come quando si entra in un'impresa, no? Che si cerca chiaramente di fare una politica di marketing mirata soprattutto che alla fine dell'anno ci sia un utile. E quindi questo, l'utile significa chiaramente guardarlo proprio nell'ambito sociale, quello che è del territorio. Non abbiamo, cioè non dobbiamo più stare a vedere l'assistenza sociale in questa città, perché l'assistenza sociale purtroppo ci ha portato anche ad abituare il tarantino a non ingegnarsi, a non guardare effettivamente anche sotto l'aspetto imprenditoriale, perché non è che siamo abituati al lavoro dipendente. Perché lavoro dipendente abbiamo visto con tutte le industrie che abbiamo, no? I risultati. Poi è chiaro che l'industria, per quanto riguarda chi è a capo di un'industria, giustamente i dipendenti sono dei numeri. Nell'ambito della piccola impresa invece non sono numeri, ma sono persone, fanno parte poi della famiglia. Quindi è chiaro che svolgere un'attività imprenditoriale significa fare occupazione. Noi vogliamo un'amministrazione comunale che comunque si impegni su tutti i fronti a creare effettivamente un'impresa. Taranto deve diventare un'impresa, certo. Un'impresa produttiva. Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Taranto, una figura giovane e quindi anche un monito, no? Perché purtroppo noi stiamo assistendo al fenomeno che i ragazzi conseguono la maturità, il diploma, vanno all'università, non molti a Taranto, sebbene meriti la nostra offerta universitaria, e ovviamente salpano, usiamo un linguaggio marinaresco, per altri lidi, e quindi vanno a studiare Roma, Milano, Torino, Bologna e quant'altro, e poi chiaramente non torneranno più, se non per Pasqua e Natale, perché poi ovviamente il mondo universitario, l'occupazione, quindi cercare un lavoro, ed è ovvio che lo si trova più al nord che qui. E allora
quali risposte dovrebbe dare un'amministrazione comunale di concerto, ecco questo è importante sottolinearlo, anche con l'attività, con l'azione di governo, perché poi chiaramente è chiaro che il sindaco da solo, l'amministrazione da solo non ha la bacchetta magica, però sapersi raccordare, rapportare, anche saper per esempio intercettare i finanziamenti, ma intercetti i finanziamenti quando hai dirigenti pratici, ecco dicevo mi manichiare del campo, hai gli assessori che sono pratici, che conoscono la materia, non che io ti metto alle attività produttive perché sai io ho 4 consiglieri in consiglio comunale e quindi ovviamente io devo avere un contrappeso, devo avere un riconoscimento e metto l'amico degli amici, poi magari l'amico degli amici non ha la competenza ad hoc nel settore, chi se ne frega. Io penso che questa città o riesce... Cioè volevo meglio precisare la domanda. Il rapporto tra quello che voi fate, tra i vostri tentativi, perché sono tanti le iniziative nei vari settori, promuovere, no? Creare la formazione e tutto, e però le istituzioni devono dare risposte, perché un'associazione di categoria deve sposarsi necessariamente con chi poi ha le redini in mano. Noi non facciamo amministrazione, quello che diciamo sempre alla politica, perché la politica dice... voi proponete, ce ne facciamo, poi noi proponiamo e loro non fanno, come al solito. Però quello che facciamo noi è sensibilizzazione, politica sindacale. E la politica sindacale serve appunto a sensibilizzare la politica reale, chi amministra, a quali sono le problematiche delle imprese, ma non perché le imprese vogliono un tornaconto personale, ma perché le imprese hanno bisogno di un'amministrazione intelligente, parliamo di amministrazione intelligente, che dia gli strumenti e le potenzialità per fare sviluppo nella città. Non si può pensare di fare sviluppo, non si può parlare di tavolo per Taranto, dei progetti che abbiamo visto, la presentazione al Castello Aragonese, no? Dei progetti per la città vecchia, ma senza l'applicazione delle norme comunali. Lei ci crede, Castronovo, a queste... Io vedo quando, ma anche l'uomo della strada, no? Sfoglia i giornali, dice caspita però, progetti, danno la città vecchia, come la vorremmo ridisegnare, i concorsi di idee e poi alla fine precipitiamo peggio di prima. Cioè, alla fine questa è aria fritta, è fumo. È fumo perché allora, il governo... Perché non c'è chi sa cuocere la carne. Chi non sa cuocere la carne. E il governo fa la sua parte, il governo ha stanziato dei soldi, che sono lì, sono pronti ad arrivare per Taranto, per la città vecchia, sono stati presentati e approvati dei progetti, delle idee di progettuali, ma il problema è che non possiamo fare economia con le sole idee, ma bisogna, è come uno fa un'impresa, no? Io ho l'idea imprenditoriale, dopodiché devo avere risorse finanziarie ce le abbiamo, però poi ci vuole l'imprenditore che gestisca l'impresa e sappia investire quelle che sono i fondi e le idee che abbiamo messo in campo. Se non c'è quell'imprenditore, quindi l'amministrazione che gestisca questi strumenti e queste risorse, è chiaro che l'impresa fallisce e così fallisce anche l'impresa comune, che è appunto quello che è accaduto in questi 10 anni di amministrazione Stefano, purtroppo. Quindi io spero soltanto, come associazione di categoria, noi continueremo a fare la nostra parte. La stiamo facendo già concretamente, iniziando a incontrare tutti i candidati sindaci, stiamo incontrando tutti i candidati sindaci in base alla loro disponibilità, dove stiamo ascoltando i loro programmi, ma allo stesso tempo proponendo e sensibilizzando, che è la nostra azione, quelle che sono le problematiche, ma allo stesso tempo eventuali iniziative per risolvere le problematiche insieme. Ivano Mignogna, lui è il rappresentante del settore acconciatori e l'estetica di Casa Artigiani. Beh, lei Mignogna vive con mano la realtà del territorio come operatore del settore, si interfaccia con il cliente e percepisce anche la crisi che c'è a Taranto. Quindi lei percepisce la crisi e, considerando le difficoltà che il settore del piccolo artigianato vive, ma lei avverte anche proprio
la difficoltà del cliente che deve spaccare il centesimo. Sì, questo è uno dei punti in cui la nostra categoria, io naturalmente non parlo mai a livello personale di queste cose, quindi rappresento per di più i colleghi, quindi una difficoltà di un territorio in cui c'è una depressione economica, è chiaro che si ripercuote anche sulla nostra professione. Poi la nostra professione in più subisce da sempre degli attacchi, che sono quelli degli abusivi, per cui ogni amministrazione avuta fino adesso ha sempre tollerato questa piaga. È chiaro che tra crisi e il lavoro scorretto, il lavoro degli abusivi, ci mette in una morsa, voglio dire, molto, molto stringente. Noi però, siccome siamo artigiani, no? E quindi siamo tosti, non è che ci pieghiamo, quindi noi combattiamo. Siete temprati. Sì, signor Luigi, siamo temprati, quindi sappiamo combattere e continueremo sempre a combattere. Noi, come diceva il segretario, stiamo incontrando in maniera proprio preventiva tutti i candidati sindaci, proprio per ascoltare su quello che vogliono fare, per farci ascoltare su quelle che sono le nostre richieste, le nostre proposte, perché noi molto spesso l'abbiamo fatto anche con la Giunta Stefano, non è che siamo andati lì a lamentarci, noi siamo andati a portare delle proposte, delle soluzioni, dove i nostri interlocutori, gli assessori, hanno preso sempre bene gli appunti, perché sanno scrivere, quindi hanno preso appunti. Però poi concretamente, voglio dire, non abbiamo visto nulla. Noi su questo fronte continueremo a lottare, a proporre, perché noi siamo fatti per la proposta. Perché noi, guardi bene, signor Luigi, Luigi, sta in cielo bene, sperando che ci sia. Mi veniva già difficile, voglio dire. Sperando che ci sia. Luigi, noi ogni mattina alziamo la serranda e siamo abituati a risolvere problemi. Il nostro primo obiettivo è quello di risolvere i problemi. Quindi ogni mattina ci alziamo, come dice quella sorella, si alza e comincia a correre, no? Più veloce e va a caccia. Quindi non abbiamo il tempo della lamentela, non sappiamo manco lamentarci. Vorremmo pure farlo, però non abbiamo il tempo, dobbiamo invece trovare soluzioni. E noi speriamo, e stiamo chiedendo a questi candidati sindaci, di sperare di avere degli interlocutori, scusatemi, fatemelo dire, perché sennò, prego, che non siano, con tutto rispetto, delle buste paghe i nostri interlocutori, perché nell'attività produttiva ci vuole qualcuno che si intenda di partite IVA, che capisca la competenza. Eh sì, altrimenti ci guardano, non comprendono e scrivono. Ok, ricordo che tra un po', al termine della seconda parte di Polifemo, ci delizieremo con le doti canore di Franco Guitto, noto cantante, cantautore, tarantino, direttore artistico. Abbiamo un'intesa con lui, per cui settimanalmente, ora che la bella stagione arriva, così ci farà ascoltare dei brani che fanno parte della discografia classica, storica, ma anche dei suoi brani, anche inediti. È un momento per staccare la spina, per così dire, per distrarci, per sorridere, per ricordare i tempi che furono. E poi vi annuncerò anche un'altra sorpresina legata al cabaret, ma con un noto cabarettista pugliese, ma non vi dico altro. Per ora andiamo in pubblicità. Ci siamo, seconda parte di Polifemo. Siamo qui nella splendida struttura del B&B Albergo La Manna, Taranto San Vito, in una giornata primaverile, una serata in cui si possono stare così bello fresco in camicia e in giacca e cravatta, e Taranto offre tanto, e di questo vogliamo parlare con, io dico, degli eroi del territorio, perché gli artigiani, i piccoli commercianti,
piccoli e medi, non la grande distribuzione, quella grande distribuzione che schiavizza, perché tenere la domenica e i festivi aperti i negozi, le attività, significa schiavizzare i poveri cristi che stanno là dentro. Questa è una mia idea. Ma l'artigiano è quello che opera da bonus pater familias, da colui il quale si rimbocca le maniche e porta avanti la carretta. Questo è lo spirito, penso. Mimma Annicchiarico, la situazione di Taranto sta diventando pesante. Sì. E vedere gente, non il poveretto, non il semplice, il classico barbone, ma la persona che non arriva a fine mese, arriva sì e no alla terza settimana, sì e no, e la vedi rovistare nei cassonetti, vuol dire tanto. Ma questa è una situazione che già io avevo raccolto un po' di anni fa. Dico, la situazione è tarantina, certamente, però anche forse l'imprenditoria, quella più grossa, ha le sue responsabilità. Ma è quello che dici. Che a Taranto abbiamo imprenditori che si sciacquano la bocca col voler essere grandi imprenditori. Ma perciò parlano poi all'atto pratico, di numeri, tutto perciò fumo. Per loro sono numeri, effettivamente. Cioè, loro prendono e poi fuggono, no? Nel momento in cui hanno, basta che prendono. Invece gli imprenditori. Invece il piccolo, cioè l'artigianato, il commerciante, ma anche lo stesso, no? Il miticoltore, il pescatore, cioè sono tutte figure che comunque responsabilmente mettono giornalmente la loro faccia, il loro impegno, il loro lavoro, perché comunque devono portare a casa comunque cosiddetto il pane. E quindi è già diverso, perché chiaramente diventa effettivamente il loro impegno, un impegno anche sociale, soprattutto sociale. Anche perché se dovessimo immaginare che senza artigiani, ecco, diciamo, o anche senza il commercio stesso, no, la produzione del pane, no, che dovesse mancare anche, no, la vendita del pane, per non dire la produzione del pane, che quindi qui noi abbiamo le due fronti, c'è l'artigiano che produce il pane e poi il commerciante che lo vende, no? Quindi pensiamo a queste figure che vengono meno, che cosa significa per noi che viviamo il quotidiano. Però io dico, forse c'è anche, che la dobbiamo dire tutta, una responsabilità del cittadino che spesso si accascia, che spesso, ecco, la molle tarentum, no? Cioè molte volte ci si accontenta, il giovane, il ragazzo si accontenta della mazzetta che gli dà il papà a fine settimana, la persona che magari c'ha il suo stipendio sufficiente non si ingegna per andare oltre. Forse anche dovremmo guardarci noi, no, come cittadini, ferme restando gli scempi che sono stati fatti dalla uscente amministrazione comunale, che nulla ha fatto per il territorio di Taranto, senza dimenticare che la regione Puglia ha marginalizzato e relegato all'angolo Taranto. Penso alla sanità e penso all'aeroporto, perché poi ovviamente quando parliamo di aeroporto significa turismo, turismo vuol dire economia e vuol dire far lavorare l'artigiano. Quindi ci sono le responsabilità grosse. Anche noi, nel nostro piccolo, il cittadino medio potrebbe anche, no, ingegnarsi un po', non accasciarsi. Ma forse perché parte proprio dal fatto della nostra cultura, perché noi, avendo avuto la grande industria presente, ma anche la marina militare presente, l'arsenale no in se stesso, abbiamo sempre comunque visto il discorso del lavoro dipendente, quindi abituata a questa forma di dipendenza. Purtroppo sono pochi che poi la fanno poi nell'ambito di un'attività poi autonoma, perché effettivamente se noi parliamo di artigiani, c'è un proseguo, no? Di famiglia, no? Dei figli che continuano l'attività del padre, perché comunque, no, poi rimangono in attività, sì. Come comunque c'è stato il tempo, no? Quello che anche lo stesso commerciante, l'artigiano, ha voluto che i figli facessero altro,
proprio per il sacrificio e di dover affrontare giornalmente quelle che sono le responsabilità, le problematiche, perché poi alla fine, in effetti, no, noi artigiani o commercianti, piccole imprese, e i nostri problemi quotidiani del lavoro ce li affrontiamo da soli, perché in effetti poi siamo da soli, non abbiamo assistenza, non abbiamo niente effettivamente, e quindi certamente c'è stata anche quella cultura di voler far studiare i figli, farli laurearli, e che quindi molti laureati, molte nostre eccellenze, ragazzi che oggi svolgono la loro attività fuori dal nostro territorio e semmai sono anche eccellenze che effettivamente vediamo da forme, insomma, a livello professionisti, no? Di professionisti, di medici che effettivamente svolgono questa attività e sono bravi e sono andati fuori. Stefano Castronuovo, abbiamo parlato prima così di straforo, ma è il caso proprio di approfondirlo, della piaga dell'abusivismo. Questa città, diciamocelo, è una città preda dell'illegalità, l'illegalità più diffusa, l'illegalità più becera. Basti camminare per strada, troviamo i venditori di cozze e mitili, troviamo di tutto di più, troviamo via d'Aquino con una pletora di soggetti comunitari ed extracomunitari, quindi non c'è nessuna forma di razzismo, che vendono prodotti contraffatti. C'è via Temenide, che è la terra di nessuno, dove si può fare quello che si vuole, considerando anche via Mazzini. Uno dice, ma voi come Casa Artigiani vi date tanto da fare per la formazione, per il rispetto delle regole, si vanno a fare giustamente i controlli nei locali, nelle attività, e poi uno alla fine vede queste forme macroscopiche di legge, legalità calpestata, e si domanda, ma qui cosa ci sono, i dritti e i fessi? E allora la piaga dell'abusivismo va combattuta senza se e senza ma, perché, ripeto, ci troviamo in uno stato di diritto, voi fate delle battaglie per la legalità, il discorso anche che avete fatto, no? contro l'usura, però assistiamo... Forse non bastano solo i vigili urbani per l'abusivismo, occorre un'azione coesa con tutte le forze dell'ordine. Noi siamo sempre battuti per la legalità e continueremo, come ha detto il presidente Ivano Mignogna, continueremo a lottare, a dire sempre la nostra, noi non ci arrendiamo, perché chi ama la legalità non si arrende, anche quando vede l'omertà della gente e alcune volte delle amministrazioni. Il problema è, noi l'abbiamo affrontato più volte in prefettura la problematica, abbiamo portato più volte in prefettura la problematica dell'abusivo per strada, del parcheggiatore abusivo, degli abusi commessi alcune volte anche dalle stesse imprese. Imprese che, come dire, un po' di tempo fa è uscito, no? Si evade perché la tassazione è troppo alta. Allora, il concetto è sbagliato, il concetto deve essere unico, legalità. Il problema è che uno Stato o un comune, che comunque è il soggetto che dovrebbe amministrare, non dà il buon esempio, nel senso non evangelizza ogni giorno la popolazione a dire legalità, 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 che non è organizzare il convegno una volta al mese, così per dire la legalità, ci sta pure, però legalità si fa con le azioni, con delle azioni che devono essere programmate, devono essere perentorie. La Guardia di Finanza, i Carabinieri, quando vanno a arrestare chi spaccia, fanno delle azioni che sono ogni mese programmate. La Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri hanno competenza relativa ai grandi reati, non possono di certo andare, perché la nostra legislazione prevede questo, a contrastare quelli che sono i piccoli reati come l'abusivismo, che deve essere invece un comando di polizia locale, cioè la competenza è della polizia locale. Ok, la polizia locale è sotto organico, ma vogliamo fare qualcosa
vogliamo iniziare a fare qualcosa, perché fino adesso soltanto su pressione di Casartigiani e di Confcommercio, quando hanno fatto le varie manifestazioni, si è fatto qualcosa, ma poi si è di nuovo punta a capo. No, perché poi se non peggio. Ecco, se noi prendiamo, no? Fu portato proprio in Consiglio Comunale un articolo dell'anno precedente, dove pari pari, a distanza di un anno, si stava denunciando la stessa situazione di 12 mesi prima. Noi da 10 anni alla fine sempre la stessa cosa, non è che siamo, vorremmo dire qualcos'altro di nuovo, ma le problematiche vanno risolte prima, le problematiche, se no non possiamo andare avanti. Mignogna, riprendiamo il discorso dell'abusivismo, perché quando si parla di estetica, quando si parla di acconciatori, quando si parla di tatuaggi, no? E magari la gente stupidamente e molto pericolosamente, per qualche euro in meno, per una decina di euro in meno, mette a repentaglio la propria salute, perché non si scherza con l'epatite o con altre malattie ancora peggiori. E allora, Mignogna, lei come si sente? Io ho detto prima, ci sono i dritti e ci sono i fessi. Uno dice, io faccio, lei fa la formazione e quindi prepara le nuove leve al rispetto delle normative, e poi vede gli estetisti fai da te in casa. Tu, Luigi, hai esordito in questa seconda parte, all'inizio facendo domanda al nostro presidente, hai detto qualcosa dipende anche da noi cittadini. Certo. Questo è un altro argomento che noi portiamo e intavoliamo, la questione proprio culturale del territorio. Consentitemi di dire, a volte può risultare anche semplice il fatto di attaccare gli amministratori. Poi noi abbiamo gli amministratori che ci meritiamo, abbiamo gli amministratori che scegliamo. Quindi un territorio che stende a voler crescere è un territorio che per due terzi fa fatica, cioè devo utilizzare un come dire, non è un detto, ma è una frase, che con il tempo il bello diventa meno bello e il brutto meno brutto. Quindi noi a Taranto ci siamo abituati tranquillamente al brutto, rassegnati, per cui questo ha anche un valore proprio culturale. Perché, ecco perché ho detto la molle talentum, no? La gente, quello è il significato. La gente che preferisce rivolgersi a persone che non hanno né arte né parte, non hanno, voglio dire, non danno garanzie per qualche euro in meno, è un problema culturale, è una zavorra culturale. Però bisogna fare controlli mirati, bisogna essere, scusate se lo dico, Luigi, in certi casi noi, bisogna essere sindacato, alla Trump maniera, noi, con gli abusivi, senza se e senza ma. Noi siamo del parere che tutti devono lavorare, tutti dobbiamo campare, ma nel rispetto delle regole. Tant'è vero che noi ci siamo battuti e abbiamo fatto in modo che anche a livello nazionale poi diventasse, voglio dire, una legge nazionale, quello dell'affitto della poltrona o l'affitto della cosiddetta cabine esterne. Ancora credo che i dati qua a Taranto sono bassissimi, poche persone hanno usufruito di questo vantaggio. Adesso in ogni salone abbiamo questa opportunità di poterlo ribadire, per tutti coloro che lavorano in maniera abusiva possono affittare una poltrona o in un centro o un salone di parrucchiere o in un centro d'estetica. Per cui possono lavorare in chiaro. Però il territorio è così, voglio dire, assuefatto, è così impregnato di questa cultura della illegalità, che evidentemente i numeri ancora ci danno torto su quello che noi abbiamo voluto raggiungere come obiettivo. Dalla regia mi fanno segno che sarebbe, e uso il condizionale, il momento della pubblicità, ma voglio infrangere io anche un po' le regole, scherzo naturalmente, nel senso che sforeremo di un po' prima degli obblighi pubblicitari, però è il nostro momento, il momento musicale,
tanto atteso dalle vecchie generazioni ma anche dalle nuove generazioni. E vedete, ecco, in presa, proprio in diretta, live, potremmo dire, non ti preoccupare Franco, entra, ora provvederemo a... Fai tutto tu, Franco. L'ingresso è sempre, mi metti sempre un po' in imbarazzo perché non è molto. No, ma non è molto. No, dalle scale no. Ma... Vabbè, allora sono qui, sono a vostra disposizione. Allora, Franco, stiamo parlando di problemi che riguardano perché anche certo. Tu sei un artigiano della voce, del suono. Un artigiano, io ormai diciamo la mia piccola carriera quarantennale l'ho fatta, quindi la stai facendo, mi preoccupo, la sto facendo perché comunque siamo sempre in pista. Quello che mi preoccupa sono i giovani, i ragazzi, no? Io anch'io ho dei nipoti musicisti, chi è andato a Londra, chi è andato a Firenze, chi è andato in America, voglio dire, no? Come diceva prima la presidente. Quindi voglio dire, Taranto, ci dobbiamo rassegnare, però voglio dire, le amministrazioni cambiano, però i problemi che sentiamo sono sempre gli stessi. Sperando, io non voglio quello fare... che stavano dicendo gli amici qui. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, che però il prossimo sindaco non sia il rimedio peggiore del male. Speriamo, non vogliamo essere pessimi. Quello è il problema. Franco, ci sono molti volti che fanno vedo paura, che devo dire, devo dire la verità. Speriamo che non siano quelli che abbiamo paura che possano diventare sindaci. E allora, Franco, sia una figura nuova. Ti vedo compenetrato in questa trattazione di tematiche economiche, ma anche... Ma perché seguo, mica è pasta minuta. Mica canto soltanto. E allora Franco, parlando sono anche di... immerso nei problemi della città. E allora che ci fai sentire stasera? A parte voglio anche promuovere che adesso siamo a maggio, no? Devo dire che parto con la mia tournée estiva, quindi andremo a portare il nome di Taranto come abbiamo sempre fatto nella mia piccola carriera. Però non ci lasciare il venerdì. No, il venerdì in qualche modo troveremo il sistema di esserci e quindi andremo a trovare i nostri amici siciliani, calabresi, napoletani. Un tour. E sarò accompagnato da una band di 5 donne, 5 musiciste e speriamo farai che lo anche, sceicco. Anche a Taranto speriamo di avere la possibilità almeno di in qualche modo di farci facciamo vedere. Ecco l'appello alla prossima amministrazione, diamo spazio ai talenti locali, alle realtà musicali locali, perché è triste vedere una Taranto senza il primo maggio, è triste vedere un'estate senza il becco di un'iniziativa. Io poi lo sai che sono tarantino verace, ho scritto anche l'inno del Taranto giusto per non lasciarlo così. Va bene Franco, andiamo al pezzo di stasera. Va bene, naturalmente in tournée porteremo tante canzoni, cover e roba varia. Stasera canto una mia canzone che mi è stata richiesta da una fan che ha seguito la trasmissione. Dice: ma quella tua canzone che ho scritto qualche anno addietro. Di cosa si tratta? Si tratta di Bambina prima, donna poi. E allora, scritta, Franco, musica e io testo mio. Mi allontano, ti lascio ti faccio passare, la platea. Ti faccio passare, va bene così, maestro? Benissimo. Maestro. Se io l'amore sai, feci con te, non fu per gioco poi, tu l'hai creduto, adesso vieni qui, che ne parliamo così, capirai, quei gesti contro me. Quelle parole, senza pensare un po', andasti via. Adesso non vuoi più sapere niente di me. Quello che ho fatto rifarei. Ti toccavo e ti amavo. Il tuo seno sul mio petto, bambina prima, donna poi.
impazzivo per te. Mi toccavi e mi amavi, non pensavi certo mai a rinunciare a questo amore. Impazzivi per me, sapendo già che c'era lei. Un fuoco spento, una giostra ferma. Spero di continuare ad aver fede e che nessuno mai possa scacciare quella speranza che io continuo ad avere, altrimenti non lo rifarei. Toccavo e ti amavo, la tua pelle sulla mia, bambina prima, donna poi, impazzivo per te. Ti toccavo e ti amavo, il tuo seno sul mio petto, bambina prima, donna poi, impazzivi per me, sapendo già che c'era lei. Secca ormai, mi toccavi e mi amavi, il tuo seno sul mio petto, bambina prima, donna poi, impazzivi per me. Grazie gentilissimi, grazie, grazie. Bene Franco, ti ho raggiunto. Un qualcosa, io un genere musicale sono troppo giovane per ricordare. Ah. Però ho visto veramente, ecco, questa è la poesia dei la musica dei sentimenti, questa è, no? Non il rumore. Sono canzoni, diciamo, che parlano ancora dell'amore, anche se l'amore è andato fuori moda, insomma. No? Oggi parlare d'amore è quasi dire una parolaccia. No? Vedevo Mimma Nicchiarico che canticchiava. Che gradisce questo genere musicale. Questa è musicale, la musica. Insomma. Non va bene. Dentro, no? Cioè, ora mi farò chi ama, tanti chi ha, non i sentimenti. Non il rumore dei Litfiba. Questa è una mia idea. Vabbè, questo è il rumore allo stato puro. Vabbè, ora chissà cosa succede. A te piace Gigi D'Alessio, quindi i Modà, Tiziano Ferro, Venditti, ma queste che te l'ho fatto conoscere, Gigi. Certamente. Infatti nella mia camera, no, no, è vero. Una sera venne a Taranto e mi invitò anche a cena. C'era Gigi D'Alessio con la sua band. Lui fece da anfitrione, però devo dire, io avevo tanto desiderio di conoscerlo, feci le foto, però non me la sentì di rimanere a cena perché mi sentivo di invadere il... No, te lo dico io, forse avevi paura di pagare la cena. No, perché era offerta. Beh Franco, ci annunci la pubblicità? Buon proseguimento, signori, pubblicità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo. Siamo nella splendida cornice del B&B Albergo La Manna, San Vito Taranto, la bellissima struttura che ci ospita grazie alla sensibilità imprenditoriale di Irene La Manna, ma anche alla sensibilità culinaria, visto che quelle prelibatezze che ci ha riservato, tra una fascia, uno stacco pubblicitario e un altro, vedete, si sono consumati, sono stati divorati sensibilmente. E un po' eravamo come quattro amici al bar, prima erano quattro, poi tre, lo stesso i bicchieri, un po' diciamo come l'elettorato di Pelillo e gli amici di Pelillo, ma questa è una battuta che non poteva mancare questa sera. Bene, al di là di questa battuta, ora riprendiamo la via maestra e allora ripartiamo da Mimma Nicchiarico, presidente appunto provinciale di Casartigiani.
Quindi abbiamo affrontato una serie di temi, abbiamo parlato di quello che dovrebbe fare l'amministrazione comunale, abbiamo parlato del ruolo dei cittadini, abbiamo parlato dell'abusivismo, una piaga da combattere. Ma parliamo di Casa Artigiani, perché voi vi occupate anche di formazione, poi con Stefano Castronuovo analizzeremo proprio le attività pratiche, no? che svolgete, che promuovete. Ma io vorrei insistere sul momento della formazione, perché significa combattere la disoccupazione, la inoccupazione, significa soprattutto creare quella che è la generazione lavorativa del domani. Sì, infatti noi come associazione datoriale ci occupiamo di formazione, di orientamento, di inserimento nel mondo del lavoro come attività imprenditoriale. Noi puntiamo molto sul discorso della formazione perché? Perché la nostra formazione è quella abilitante all'attività, cioè quella che ti autorizza, finalizzata, che ti autorizza ad entrare nel mondo del lavoro. Chiaramente affianchiamo anche un discorso di orientamento per quello che è, quindi facciamo un po' un'infarinatura di tutto, poi nello specifico, secondo il tipo di attività che viene svolta, chiaramente poi indirizziamo verso il corso specifico per poi prendere quell'abilitazione. In questo momento ci stiamo occupando soprattutto di tatuaggi e piercing, foratura di lobi, autorizzati dall'ASL, di somministrazione di bevande e alimenti per aprire un'attività sempre nel settore alimentare, quindi dal panificio alla pizzeria, ristorazione, tutto quello che è il mondo alimentare. Poi c'è soprattutto anche quello della meccatronica, cioè la figura del meccanico e dell'elettronica, perché prima nel meccanico l'elettrauto, oggi invece è stato praticamente la figura, si unisce perché sappiamo che oggi le auto hanno parte meccanica e parte elettrica e quindi elettronica, e quindi chiaramente oggi la competenza è quella della figura completa, quindi del meccatronico. È chiaro che l'artigianato nell'ambito dello svolgimento dell'attività si distingue proprio da requisiti professionali, cioè specifici, perché chiaramente l'artigianato ha in tutti i settori, l'impiantistica, deve avere una competenza, anche perché c'è una responsabilità. Pensiamo all'impiantista come impianto elettrico, immaginiamo un'incompetenza a creare un cortocircuito e quindi tutte le conseguenze. Quindi è chiaro che noi nella formazione ci teniamo tantissimo, siamo anche molto severi e cerchiamo chiaramente di formare il soggetto ad essere effettivamente, nel momento in cui si approccia nell'attività, a saperla svolgere in maniera seria, professionale e con competenza. Stefano Castronuovo, parliamo così in senso lato, a tutto tondo, delle iniziative di Casa Artigiani. Intanto diciamo dove si trova Casa Artigiani, come contattarvi, perché chi vuole imparare un determinato ambito artigianale, vuole come dire cimentarsi, è giusto che vi contatti. Allora, dove siete? Mail, telefono e quant'altro? Allora, Casa Artigiani è in via Regina Elena numero 20, unica sede provinciale. L'indirizzo email dove potete contattarci, quello istituzionale, è info@casaartigianitaranto.it. Per quanto Casa Artigiani Taranto, tutto unito, info@casaartigianitaranto.it. E il numero di telefono è 099 45 20 821. Casa Artigiani ha una serie di iniziative sia per le imprese che già sono avviate, quindi dalla formazione post avvio impresa, quindi sicurezza nel luogo di lavoro, HCCP, alimentaristi, alla formazione invece per le nuove imprese, quindi come ha detto il Presidente, il corso di meccatronica che si divide in tre corsi, quello da 500 ore per chi deve avviare da zero l'attività, quindi chi non ha uno studio pregresso o un'impresa pregressa, quello da 100 ore per chi invece ha un diploma abilitante o alla meccanica o all'elettronica, quindi deve fare l'aggiornamento per avere l'abilitazione alla meccatronica, e quello da 40 ore invece per i titolari già di impresa.
tenendo conto che i titolari già di impresa o meccanico o elettrauto debbono entro fine di quest'anno, quindi entro il 30 dicembre di quest'anno, 31 dicembre di quest'anno, abilitarsi, quindi fare il corso da 40 ore e comunicarlo alla Camera di Commercio, altrimenti le imprese saranno cessate di ufficio. Quindi è importantissimo entro fine anno fare il corso a meccatronica di 40 ore per le attività già esistenti. Poi voglio ricordare la parte dei finanziamenti alle imprese, sia per le start-up. Lo diciamo nella nell'ultima parte? Va bene. Ecco, mi interessava anche i corsi, tutto il discorso dei tatuaggi, sì, dei corsi per tatuatori. Un nuovo settore che è quello dei tatuatori. Che va molto in voga, c'è poco da dire. Sta avendo un grosso successo, che appunto con il corso... È il bello della diretta, qui ci sono le... Siamo a San Vito, Taranto, nei pressi della chiesa di San Vito, e ogni ora il buon parroco fa suonare le campane. Come Don Camillo e Peppone. Come Don Camillo e Peppone. Però, ripeto, possiamo procedere. Quindi parlavamo di questi... di questi corsi. Quindi, di... tatuatore e piercing, che è un corso appunto riconosciuto dall'ASL di Taranto, è un corso di 90 ore che abilita appunto alla professione sia come titolare di impresa sia come dipendente, quindi anche per essere dipendente di un'attività di tatuaggio e piercing è necessario questo corso abilitante, che è un corso igienico-sanitario, che non è una qualifica professionale, ma è un corso igienico-sanitario. Poi c'è il discorso dell'attività proprio. Poi di, c'è il corso... dei foratori, sui lobi vengono praticati i fori per gli orecchini e quant'altro. Poi c'è il corso di foratore a lobi, sempre autorizzato dalla Regione Puglia. Che è una cosa delicata, perché... Sì, infatti prima non esisteva la normativa, nel luglio del 2016 è stata recepita anche in Puglia, e quindi tutti quei soggetti che... applicano orecchini ai lobi delle persone hanno l'obbligo di fare questo corso, sia per le attività già esistenti sia per chi deve aprire attività. Quindi pensiamo alle farmacie, pensiamo alle orificerie o le gioiellerie, che fanno anche la foratura dei lobi, hanno l'obbligo di legge di effettuare questo corso di 40 ore appunto. Bene, è il turno di Ivano Mignogna, responsabile del settore acconciatori ed estetica di Casa Artigiani Taranto. Parlavamo di formazione e vedo l'attività che lei svolge nella sua scuola. Ha a che fare con i giovani, con tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano alla professione. Ho avuto proprio modo di vedere materialmente, pronti, ecco, all'opera. E qual è lo spirito che lei ravvisa in questi ragazzi? Cioè, c'è fiducia nel futuro, c'è voglia di creare qualcosa, nonostante tutto, perché poi la realtà di Taranto, la realtà italiana, l'occupazione e tutte le sventure varie. Ma guarda, dopo il suono delle campane ci vuole anche la parola di Papa Francesco, che ha detto che siamo... Proprio ecumenico, sì. Oggi. Perché ha detto Ivano che Mignano. Siamo... in una fase di cambiamento epocale. Noi che cavalchiamo, voglio dire, il presente e abbiamo anche un intuito per il futuro, proponiamo e diciamo che il futuro non può esistere senza l'idea della formazione. Questo deve essere ben chiaro. Noi stiamo dando, secondo noi, gli ultimi colpi di coda di un fare, perché adesso con le nuove tecnologie, con l'informatizzazione, tutto sta per cambiare, sta cambiando velocemente. E tutto questo richiede delle professionalità, richiede della formazione. Per cui, parlando degli abusivi, gli abusivi possono trovarsi da un giorno all'altro in un'epoca già ormai superata, vecchia, perché appartiene al passato. Oggi c'è bisogno di formarsi. Noi naturalmente lo facciamo come Casa Artigiani, io lo faccio personalmente come mia professione, e i giovani, voglio dire, i più giovani, ma non soltanto i giovani, ma anche delle persone adulte, hanno capito che la chiave per poter affrontare il lavoro nell'imminente futuro
passa attraverso una formazione seria e competente. Bene, vi ho detto che Polifemo è un open space perché noi parliamo di argomenti seri, di argomenti gravi, però io ho mutuato un po' questo modo di fare televisione dal compianto dell'Orzella, lo ricordiamo e lo ricorderete tutti. Lui aveva la capacità di saper affrontare, come modestamente cerco di fare anch'io, le tematiche scottanti, però anche rendere, come dire, indorare la pillola, cercare di, come dire, di rendere meno grave la situazione rispetto a quello che effettivamente è, attraverso la battuta, attraverso l'intermezzo musicale, attraverso lo spettacolo. È noto che la realtà tarantina ha vari estri, ha vari talenti. Abbiamo conosciuto ormai una realtà canora consolidata, l'abbiamo ascoltata, ascoltato Franco Guitto, da a partire da oggi, non solo all'interno di Polifemo ogni venerdì alle 21, ma anche all'interno di Senza Bavaglio, la mia striscia quotidiana, la mia rubrica quotidiana che va in onda su Viva la Puglia Channel canale 93 e su Sky 879 Viva l'Italia Channel, Senza Bavaglio, dicevo, la striscia, la rubrica, noi abbiamo un momento dedicato allo spettacolo, dedicato al cabaret, con un cabarettista pugliese che davvero si sta facendo rispettare da anni e sulla cresta dell'onda. Mi riferisco al noto Peppe Zero. Peppe Zero che sarà presente nelle mie trasmissioni con il suo momento, con il suo spettacolo, appunto, bella proprio l'espressione, il titolo, il nome, Ridiamo che è meglio. È un modo per sdrammatizzare, è un modo per sorridere, è un modo anche per non prenderci troppo sul serio, anche per conoscere, per vedere, per guardarci sorridendo di noi stessi e degli altri, con la forza dello spettacolo, con la forza del cabaret che appunto Peppe Zero ci sa dare. È un giovane, io ho avuto modo, lo conoscevo già da tempo, poi quando si è proposto qui, beh, ho detto ma perché se ci sono questi talenti non li valorizziamo? E Polifemo credo che sia una vetrina adeguata e valida. Per cui avremo queste performance di Peppe Zero all'interno di Polifemo e all'interno di Senza Bavaglio. Gustiamoci questi 3 minuti, questo simpaticissimo ed intrigante video. Peppe Zero, Ridiamo che è meglio. Ridiamo che è meglio. Scusi, passa di qui il 28? No, il 28 sono di compleanno. Senti, ho visto una maglietta bellissima, 180 euro. Siccome domani è il mio compleanno, posso prenderla? Va bene. Prendi. Grazie, grazie, grazie. Ah, e senti, un'altra cosa. La pelliccia, ho visto una pelliccia meravigliosa, tutta rosa, 380 euro. Posso prenderla? Va bene. Prendila. Grazie, amore mio. Ah, un'ultima cosa. Sai quella macchina che abbiamo visto insieme? 12.000 euro. Posso fare il finanziamento, ti prego. Prendila. Grazie, amore, grazie. Sei l'uomo della mia vita, ti amo, sei perfetto. Ha ha ha.
Buonasera. Ciao. Mi lascio il menù? No, no. Ah, è per i primi. Portami la forchetta. Andiamo. Come primo avete pappardelle agli scampi e risotto ai frutti di mare. Bello. Per me pappardelle agli scampi. Va bene. Mi lascio il menù per il secondo? No. Per il secondo? Portami un coltello. Prego. Come secondo avete la bistecca di maiale e gamberi al forno. Bene. Per me, bistecca di maiale. Scommetto che per il dolce vuole il cucchiaino. Bravo, portami il cucchiaino. Mi devi fare un favore. C'è uno di là nella sala che gli ho detto vuoi il menù per il primo e mi ha detto portami una forchetta. Poi gli ho detto vuoi il menù per il secondo? No, ha detto portami un coltello. Poi annusa e domina tutte le mie tante. Poi ho detto vai dolce. E gli devo portare il cucchiaino. E lo puoi passare. Dove? No, tu non sei normale. Dai, per favore, no, dai, no, ma che si fa? Ma che c'entro io? Per favore, dai, per favore. Prego. Ah, Miriam qua sta lavorando. Ridiamo che è meglio. Beh, avete visto che è simpatico e che divertente questo intermezzo del cabaret con Ridiamo che è meglio di Peppe Zero. Un appuntamento quotidiano alle 14:45 ogni giorno e ovviamente il venerdì alle ore 21 e con Polifemo e il sabato in replica alle ore 15. Ma ora è il momento della pubblicità e poi il rush finale. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo e poi saremo liberi. Però dobbiamo dire che la serata di questa sera invita allo stare insieme, al chiacchierare piacevolmente ed amabilmente grazie a questa meravigliosa location, il B&B Albergo La Manna, sito a Taranto, San Vito, via San Vito. E avete visto le prelibatezze che la padrona di casa, Irene La Manna, ci ha riservato. E allora, ultimo quarto d'ora, più o meno. Allora, Mimma Nicchiari, con noi abbiamo come Polifemo seguito la bellissima e toccante cerimonia per i 70 anni di Casartigiani Taranto. Come si è evoluto l'artigianato? Ecco, lei ha vissuto varie epoche, non perché sia anziana, per carità, però ha vissuto dei momenti e io dico che da 10 anni in 10 anni il mondo cambia. 10 anni fa non esisteva Facebook. Infatti. Oggi si è trasformato tutto. Io ricordo quando andavo all'isola di San Pietro, stavamo con gli altri bambini a giocare sulla famosa Gisso Tarantola col gioco delle 5 pietre. Oggi immaginate se andate da un bambino e gli date le 5 pietre, te li sbatte in testa perché vuole lo smartphone, perché vuole la PlayStation. Ma non sa neanche che cos'è. Non sa. Quindi c'è da quinquennio a quinquennio una evoluzione anche dell'artigianato. Lei ha parlato prima della meccatronica, no? Cioè sì. L'aspetto del meccanico tradizionale che batteva il ferro, per così dire, all'evoluzione, all'interazione con l'elettronica. Sì, certo, infatti. E gli artigiani si devono adeguare, devono aggiornare. Ma in effetti, ecco perché si parlava di formazione, gli artigiani sono quelli che chiaramente si sono nel tempo, nonostante tutto, no, le vecchie tradizioni, anche se loro comunque si dice che rubare il mestiere, no? Perché poi ci sono delle andare a bottega. A bottega.
ma ci sono anche delle tecniche di lavorazione che molto spesso, una volta del tempo, no? È un po', ritornando al discorso dei barbieri o dei parrucchieri, no? Una volta, no? Che quando in una famiglia, no? il papà vedeva che il figlio non voleva andare a scuola, lo mandava in bottega e diceva: figlio mio, ruba il mestiere, perché così si faceva. Perché molto spesso si... Oggi invece si tengono i figli all'università fino a 40 anni e quando non riescono a diplomarsi ci sono le scuole private a pagamento. Anche questo, che poi chiaramente poi genera quello che sappiamo, che molte volte poi ci ritroviamo davanti alle incompetenze. Anche perché poi c'è la formula promossi o rimborsati. Ma in effetti l'artigiano si è nel tempo comunque evoluto. Non bastavano quelli che c'ho. Ora anche le scuole private dire: ma scusate, ma secondo me, a me viene da ridere, soddisfatto o rimborsato? Cioè uno dice: tu non ti preoccupare, ti iscrivi là e io ti garantisco che tu avrai una preparazione tale che supererai. Ma voi ci credete alla Befana? Io no. Da 5-6 anni non ci credo, da quando avevo 4-5 anni non ci credo più. E gli artigiani si sono adeguati con i tempi, no? Si sono chiaramente anche con le tecniche, no? Con i nuovi, con le nuove attrezzature. Però una cosa è certa, che oggi si sta ritornando anche indietro le vecchie tradizioni. Ma basta pensare che oggi anche le famiglie, no? Se hanno un giardino, si stanno creando il proprio orto. Basta pensare anche alla panificazione in casa del pane, no? Attraverso proprio e quindi no? Si sta anche ritornando a quello, anche perché le famiglie oggi siamo molto più attenti e vogliamo anche i prodotti bio. Ebbene. E quindi... Come dice l'amico Peppe Zero, ridiamo che è meglio, come dice il mio plurioperatore Antonio... mi faceva la battuta, la biossina, non la diossina, parlando di bio, un mix, biossina. No? Ma ridiamo che è meglio. Però vedi, Luigi, il discorso dov'è? Quando si parla anche di abusivismo, di chi si inventa, no, il mestiere di artigiano, ecco, se vogliamo parlare di edilizia, no, delle manutenzioni che si fanno in casa, no? Allora tu vedi, l'artigiano artigiano che ha lavorato e che chiamare... questo soggetto, la maestranza vera e propria, significa che tu hai, a parte un lavoro unico, no? Ma fatto come si deve, con tecniche che molte volte erano tecniche passate. C'è una crepa nel muro, se c'è l'umidità, sa come quelli intervenire. Che invece si inventano, alla fine vengono, no? Allora ti chiedono X, che è molto di meno rispetto a un artigiano, a una maestranza, però poi il lavoro è un punto interrogativo, perché dopo un anno non so se la resa è la stessa di quello che è il risultato, no? C'è anche il discorso, poi parlando di maestranze, dell'arsenale, ecco perché anche la... lì riscopriamo, no? È chiaro, le maestranze che purtroppo oggi stanno scomparendo, perché man mano queste maestranze purtroppo anche volendo, perché noi ci sono molti che stanno andando in pensione e che vorrebbero insegnare ai giovani quello che loro comunque sanno fare, quindi, però purtroppo questo non c'è. C'è, perché non c'è stato proprio questo investimento da parte proprio dello Stato centrale di affiancare, no? Proprio, e quindi di aiutare l'artigiano a poter demandare le proprie competenze in bottega, se vogliamo usare questa espressione, perché dal teorico al pratico c'è un mondo completamente opposto. Stefano Castronovo, abbiamo parlato di startup, i finanziamenti, la capacità, i suggerimenti che potete dare per potersi avvicinare ad aprire nuove realtà cogliendo quei finanziamenti che ci sono. Molte volte ci sono delle possibilità, però non sono note, cioè non, il cittadino comune, quello che vuole iniziare un'attività imprenditoriale non le conosce, e Casa Artigiani può dare le dritte, può istradarli sulla via di certi finanziamenti. Sì, intanto di che tipo di finanziamenti? Parliamo di credito alle imprese, quindi start-up, con alcuni bandi regionali della Regione Puglia, quindi il NIDI della Regione Puglia, poi siamo sportello autorizzato dalla Regione e quindi diamo tutta l'assistenza relativa all'avvio della pratica. È un elicottero che passa, non ci vogliono bombardare.
quindi sia l'avvio della pratica, dell'istruttoria della pratica presso la Regione Puglia, quindi presso Puglia Sviluppo, sia nella parte poi di rendicontazione e assistenza durante diciamo eventuale finanziamento preso, quindi alla gestione del finanziamento stesso a livello amministrativo. E poi c'è la possibilità sempre per le start-up del cosiddetto microcredito, detto di 5 stelle, ma è un microcredito che non 5 stelle, che non c'entra con la campagna elettorale della politica, è detto così perché loro l'hanno lanciato a livello nazionale, il governo l'ha quindi il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi stabilito un fondo presso il medio credito centrale che serve appunto a garantire le imprese di nuova costituzione in un finanziamento diciamo piccolo, 25.000 euro a 5-7 anni. Noi come Sportello Artigian Cassa, quindi che è la banca diciamo di riferimento delle imprese, diamo quindi assistenza e carichiamo direttamente le pratiche in MCC e in Artigian Cassa al fine di ottenere il credito, oltre poi tutti i finanziamenti per le esistenti imprese del settore. Poi volevo fare un inciso anche sullo sportello anti-racket e usura, sì, che ormai sono qualche mese che abbiamo aperto. Qui mi interessa tanta gente disperata che per varie vicissitudini va incontro a una morte finanziaria, ma anche forse anche di peggio, e questo è un argine, no? Io vorrei dire prima di tutto che l'usura, il racket a Taranto esiste. E si vede. Esiste. Quando i negozi saltano, io lo dico, no? Quando voi, la cronaca, io faccio il giornalista, no? Locale tal dei tali, attività tal dei tali, gli inquirenti battono la pista del racket, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. L'indice di permeabilità dell'Istat e dell'Eurispes dice che la nostra città è tra le città dove questo fenomeno potrebbe essere abbastanza frequente, purtroppo c'è. Il problema è che poi i dati, diciamo, che dovrebbero essere delle denunce, sono invece carenti. Infatti in una riunione tenuta qualche settimana fa in prefettura, purtroppo i dati di denuncia sono molto bassi, sia in Taranto città che in provincia. Quindi vuol dire che c'è paura, c'è sicuramente un quieto vivere anche da parte delle imprese. L'invito che possiamo fare come associazione di categoria è: non avete paura. Le imprese, Casa Artigiani è una delle associazioni che nel 2007 ha firmato un protocollo quadro di intesa con il Ministero degli Interni a livello nazionale, che appunto ha la competenza di aiutare le imprese in difficoltà e sotto questo, diciamo, accetta a uscire fuori e ottenere, anche se in caso di denuncia, i fondi previsti contro diciamo l'usura del racket, quindi messi stanziati dal Ministero degli Interni. Quindi siamo a disposizione per aiutare anche psicologicamente l'imprenditore, che purtroppo in questo periodo, basti pensare a tutti quegli imprenditori che sono stati truffati dall'ILVA, che non hanno appunto riscosso i propri crediti e che ancora avanzano centinaia e centinaia di euro. Okay. E allora, Mignogna, io non voglio fare la domanda, voglio che lei, da operatore di strada, nel senso più positivo e più nobile del termine, la persona che vive la realtà ogni giorno, ecco, forse uno spunto le do, ma vale la pena restare a Taranto? Io sono, non mi piace definirmi una persona positiva, io sono una persona che tende... Combattiva, certamente. Combattiva e che tende a stare nella realtà, per cui mi piace adesso in questo momento ricalcare o rievocare le parole dell'amico Franco Guitto, che il suo brano, no? Quindi Taranto sei forte, Taranto sei grande, Taranto sei tutto. Per cui la mia tarantinità è nel sangue, quindi io sono rimasto a Taranto, faccio formazione a Taranto, lavoro qui a Taranto e voglio che le persone restino qui a Taranto. Però c'è un fatto, dobbiamo noi tarantini liberarci un po' del malcostume,
liberarci forse anche di qualche presenza che forse è scaduta. Ebbene, dipende da noi. Dipende da noi. Quando il cittadino va a votare, io dico, lasciamo stare l'ideologia. Io dico, votiamo gli uomini, votiamo le persone per quello che sono, per quello che hanno fatto nella loro vita, per la loro serietà. Sinceramente, a livello locale, non stiamo parlando di temi di portata nazionale, no? Come può essere, possono essere gli interventi in guerra, le unioni civili, l'aborto. Parliamo di situazioni... Però Luigi, consentimi di dire poi... Prego, prego. Credere nella persona, no? Non va bene. Perché? Non va bene. Perché bisogna credere nelle persone. No, in questo senso, dicevo... C'è bisogno di gruppi di persone, c'è bisogno di squadra. Non c'è, c'è una persona... L'uomo solo al comando. Dicevo, in che senso? Che se io devo votare il candidato X... Si parla contro i partiti, dico X ha e fatto si evoca questo. Spesso la persona. La persona da sola non fa, non può far nulla. Quindi bisogna tornare un po'... indietro, nel senso che poi non è un indietro, ma è un guardare avanti. Bisogna fare squadra. Bisogna fare squadra. E questa squadra deve essere fatta di persone competenti. È semplice l'algoritmo. Competenti e onesti. Bene, e allora si conclude qui Polifemo. Salutiamo Mimma Annichiarico, presidente di presidente provinciale di Casartigiani Taranto, Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casartigiani Taranto e il responsabile per il settore acconciatori ed estetica Ivano Mignone. Una puntata in cui abbiamo parlato, abbiamo disquisito di vari temi, abbiamo parlato innanzitutto dell'approccio della categoria rispetto a quelle che sono le esigenze da proporre, da portare avanti, da presentare alla prossima amministrazione comunale. Abbiamo parlato delle possibilità di crescita del territorio, abbiamo visto le iniziative di Casartigiani, le possibilità di accedere ai finanziamenti, abbiamo analizzato le storture del territorio, l'abusivismo e quant'altro. Casartigiani fa la propria parte, con rettitudine, con orgoglio e dico con una parola, che per me vale più di tutte, con semplicità, perché la semplicità è una virtù. Rispetto, no? Ma anche tanto l'umiltà, l'umiltà, ecco, soprattutto che non la rispetto conosciamo, al non sappiamo che più che cos'è essere si propaga. Bene, io vi ringrazio. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93. Viva la Puglia Channel, ma siamo anche su Sky, su Viva l'Italia Channel, canale 879. Ci vedremo, se Dio lo vorrà, tra 7 giorni. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.